Chi c'è qui? Credo di aver appena visto qualcuno. Sì, anch'io ho visto qualcosa. A parte che lì hanno sbagliato, hanno dimenticato il nome. Credi che gli scagnozzi di Dodonpa ci abbiano trovato? Se è così, dovremmo occuparci immediatamente. Ehi, un momento. Sei tu, Bunza? Ehi, quella voce. È Ammet. Oh, Ammet. Dodonpa non aveva alcuna intenzione di liberare Ammet. È vero, per questo Ivan e i suoi amici sono venuti a salvarmi. Dopo la decisione di Geko, siamo venuti a salvare Ammet. Ehi, Ivan, vuoi dire che è stata tutta un'idea di Geko? No, voglio dire che anche tu e Mia ci avete aiutato. Grazie, Geko, Mia e Garrett. E ovviamente grazie anche a te, Ivan. Esatto. Hai fatto un grande lavoro a trovare questa grotta, Bunza. Grande lavoro, è accanto all'entrata della città. Sì, davvero, gran bel lavoro, Bunza. È stata pura coincidenza. Non volevo venire all'Umpa. Perché sapevamo che i ladri avevano imprigionato Ammet. E allora come sei capitato qui? Una volta Ammet mi disse qualcosa su come essere un mercante successo. Davvero? Ti disse che avresti dovuto fare degli affari all'Umpa? No, alcune preziose perle di saggezza. I mercanti non devono mai giudicare i clienti dall'apparenza. Non evitare un posto solo perché potrebbe accadere qualcosa di brutto. Esatto, se i clienti aspettano la tua merce, devi fare tutto il possibile per soddisfarli. E così sei venuto qui per servire i tuoi clienti pur disprezzando Dodonpa. Il fato ha voluto che venissi qui. Ma come potevi credere che un mercante di Calei potesse entrare all'Umpa? Sapevo che sarebbe stato impossibile, infatti. E pur sapendolo sei venuto lo stesso? Sì, però sapevo di tutto quel trambusto. Credo che si riferisca alle voci diffuse da Dodonpa e a ciò che ne è seguito. Ah, ora è tutto chiaro. Quel trambusto aveva a che fare con Ammet. Dovevo capire cosa stava succedendo. E come hai fatto a trovare la grotta? Non lo so. Scommetto che non potevi aprire il cancello in nessun modo. Ma poi all'improvviso si è mosso e mi sono nascosto dietro un masso. Ti abbiamo spaventato, vero, Bunza? Abbastanza, in realtà. Ciò che importa è che Ammet sia sano e salvo. Che hai visto? Perché dici così, Bunza? Gli scagnozzi di Dodonpa stanno perlustrando l'area. Non stanno cercando Ammet, ma se lo trovano... potrebbero di nuovo catturarlo. Andiamo via da qui, subito! Ma dobbiamo fuggire senza essere visti dagli scagnozzi di Dodonpa. Che possiamo fare, Geko? Stiamo qui e li affrontiamo? No, andiamo via. E adesso affrontarli qui sarebbe ancora più azzardato. E allora cosa possiamo fare, Bunza? Ho un'idea. Qui vicino c'è una carrozza. Una carrozza? Esattamente, potremmo tornare tutti indietro a Calei sulla mia carrozza. Ma una carrozza non dà nell'occhio. Se quelli di Dodonpa la perquisiscono... Non c'è nulla di cui preoccuparsi, sono qui già da prima che scoprissero che è tutto il trambusto. È vero, hanno già visto in giro la tua carrozza. Giusto, Garrett, non potrebbero mai sospettare di che io sei coinvolto. Beh, io vado allora. Bene, allora andiamo a Calei in mia carrozza. Dobbiamo andare in carrozza anche noi, se vuoi. Avete ancora qualcosa da fare qui? No, in teoria. Se non avete più nulla da fare qui, andiamo tutti insieme a Calei. Lady Layana sarà contentissima, eh? Sì, muoio dalla voglia di rivederla. Andiamo allora. Andiamo. Tutti in carrozza. Ciuf ciuf. Ma scusami. Ma andiamo allora. Boh, vabbè. Forza, sulla carrozza. Dai, che palle quando sono così lente le animazioni. Sono cavallino. Non mi muovo neanche. Che cacchio. Oh no. Dove siamo ora? Siamo arrivati, Ammet. Arrivati? Dove? Ah, non ti ho detto dell'ingresso, Ivan? Ah, questo passaggio sotterraneo conduce al palazzo di Ammet. Un passaggio sotterraneo? E a che scopo?
A proposito di passaggio sotterraneo, c'era una città, forse era proprio Calais, che aveva molte entrate chiuse. Per sicurezza. Non capisco, andremo con la carrozza per questa strada. Perché gli scagnozzi di Dodonpo potrebbero trovarsi a Calais. Bene, allora Bunza, puoi portarci all'ingresso della città? Come? Perché? Passeremo da questa via senza di te. Non potete arrivare al palazzo attraversando la città. Non capisco, e neanch'io in realtà. Perché dovremmo nasconderci? Perché non andiamo per questa strada? Potremmo destare sospetti. Ti giuro, state dicendo tante cose a cazzo e non capisco. Non sarebbe un po' strano se una persona che non dovrebbe neppure trovarsi in città fosse vista camminare verso il palazzo? Se qualcuno lo notasse potrebbe scoprire questo ingresso segreto. Ti giuro non sto capendo. No, sì, però gli diciamo di sì. Ehi, guardia, fammi passare, per favore. Ehi, Lord Ammet, da quanto tempo? Boh, vabbè. Beh, ci salutiamo. Oh, contento Ammet. Cavallino. Vabbè, e rieccoci finalmente a palazzo. Oh, mamma mia. Ah, Ivan e i suoi compagni, al momento opportuno. Ah, sei tu. Ti ho detto mille volte di stare alla larga da Lumpa, ma ci sei voluto andare. Ti prego, Layana, non essere così severa con loro. Beh, chiaramente sono felice che ti abbiano salvato. Ma è una cosa che Calais avrebbe dovuto risolvere da sola. A quanto pare non siete in grado neanche di fare questo. Voi avete una missione urgente da compiere, no? Sì, la vostra missione è recuperare gli astri elementali. Layana, non dovresti... Zitto! Noi dovevamo salvare Ammet a qualsiasi costo. Ormai è fatta, è inutile starne a parlare. Ehi, aspetta! A tutti noi stava a cuore la salvezza di Ammet, come a Ivan. Non importa, Garrett, la colpa è mia. Ho sbagliato io, ora partiremo immediatamente sulle tracce di Felix. Sì, è la cosa migliore, partite immediatamente. Jaco, dobbiamo partire subito. Ivan, è davvero questo che vuoi? Sì, andiamo. Beh, se Ivan dice così, andiamo, certo. Prendete il bastone sciamanico e andate verso l'Esperia. Verso l'Esperia? È così che ha detto l'adetto di Giove. L'Esperia, dove si trova? È il continente a ovest di Alangara. E cosa troveremo nell'Esperia? E chi lo sa, non ne ho idea. È il continente ad ovest, si trova dall'altra parte del mare. Non perdiamo tempo in chiacchiere, dobbiamo partire immediatamente. Dovete partire, se proprio. Nessuno a Calais sa che Ammet è tornato, ma dovrà stare nascosto nel palazzo per un po'. Prendete il bastone sciamanico, sì, ciao. Ho lasciato aperta la porta del passaggio sotterraneo, date un'occhiata. Finalmente, grazie. Eccolo qua il sotterraneo. Vediamo dove ci conduce. In teoria... Layana è stata severa con voi, vero? Credo che sia stata troppo dura dicendovi di partire, ma è la persona a cui dispiace di più di separarsi da Ivan. Lo so. Eccoli qua finalmente. Vediamo. Wow. Ok. Vabbè. Spostiamo la statua. Ecco, fatto, finalmente. E ora possiamo passare dall'altra parte. Oh. E vai, cosa troveremo là dentro? Non lo so, scopriamolo subito. Brigniamo l'acqua. E scopriamo cosa c'è. Di sicuro non è un mimic. Guanti mistici. Ma io ho l'inventario, ecco, esatto, in questo esatto momento totalmente pieno. Forza elementale, ok, ci abbassa la difesa di Mia. A noi ci abbassa di 7 l'attacco, però ci aumenterebbe la difesa. A Garrett gli abbasserebbe la difesa e a lui non servono. Facciamo scambio, ecco qua. Devo vendere tutta la roba inutile, non ho più spazio nell'inventario. Facciamoci un giretto per le fogne di Calais. Ok, uscendo da qua andiamo nella grotta dove probabilmente Ammet è passato e abbiamo trovato una mela.
Ma ovviamente abbiamo l'inventario pieno. Allora, la mela aumentava l'attacco, giusto? Visto che Geco ha perso un po' di attacco. Ecco fatto. Benissimo. Vabbè, quella noce chi se ne frega. Ma tutto qua, non c'è nient'altro? Ora che Kalei è a posto, possiamo tornare all'Umpa prima di tornare sulla nostra strada. L'unico motivo per cui torniamo all'Umpa in realtà è solo vedere i vari equipaggiamenti che possono vendere. Vediamo. Non possiamo ancora entrare, eh? Eppure mi ricordavo che prima o poi quelle porte si aprivano. Vediamo, in teoria forse dobbiamo tornare dentro, vero? Dobbiamo tornare nella fortezza. Ecco, loro finalmente ci vendono le cose. Sono il re delle armature, vediamo cosa c'hai di buono allora. Guanti bellici più attacco. Pensa un po', 385, mica male. Perderemo solo 3 di difesa. Quei guanti li abbiamo appena ottenuti. E i guanti mistici non li vendiamo subito. La veste Fausto. Ciao Fausto. Vediamo, fa salire PS. Beh, non sarebbe male per entrambi, ma la diamo a lui perché è rimasto un po' indietro. Facciamo cambio con la giubba d'acqua. Vendiamo le manopole, ecco a te, e la giubba d'acqua. E vediamo invece le armi. La Shamshir, spada lunga a scatena corrosione. Ah, e questa invece che cosa abbiamo? Scatena miraggio, ascia di drago. Interessante. Allora, la Shamshir è più debole della spada rapida ed è più debole della lama d'argento. Non so perché mi aspettavo qualcosa di più. Mentre invece l'ascia del drago è più debole anche della lama d'argento, incredibile. Ho aspettato tutto questo tempo per andare all'Umpa. Guarda un po'. Cioè, ho aspettato di arrivare fino all'Umpa per guardare il negozio e il negozio fa schifo. Incredibile. Vediamo se Dompa, ora che Ahmet è libero, ci dice qualcosa di diverso. Tra l'altro c'è ancora una grotta che vorrei visitare. Quella dove Dompa stava riposando. Eccoci qua, sta ancora riposando. Dompa vi è molto grato per ciò che avete fatto. Grazie per l'aiuto con Dompa. Eccomi qua. Ho qui una cosaccia per voi, come ricompensa per la lezione che avete dato a Dompa. Dai a questi ragazzini la loro ricompensa. Sì signore. Proprio in mezzo c'è una creatura combattuta molto tempo fa. Ve la regalo, prendetevene cura. Vai pure. È un Digin? Oh, Digin d'acqua. Bene. Tra l'altro, questo è l'ultimo Digin d'acqua che ci mancava. Ci manca quindi un Digin di vento e un Digin di terra. Purtroppo quello di terra so benissimo dove si trova, come ho già detto. Non mi ricordo dov'è lui. Credo sia nel faro a questo punto. Pa, 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 pa. Fonte. Che cosa fai? Cura ogni problema della squadra. Ivan non impara nulla di nuovo, ma è tutto contento di avere un'intera squadra. Adesso ci manca solamente uno di vento che daremo a Geco per mantenerlo ninja e uno di terra che daremo a Garrett per mantenerlo samurai. Anzi, per farlo diventare samurai, visto che non lo è ancora. Ciao, sono ancora io. Come potete vedere vengo dal futuro, mi sono tagliato i capelli, ma a voi questo non interessa. Sono ritornato un attimo nella grotta perché mi sono ricordato di aver lasciato una caverna non esplorata. Potevo anche non dirvelo e montare questo pezzo in più all'episodio che state vedendo, ma sinceramente ho preferito dirlo perché così se troviamo qualche oggetto ovviamente poi non vi chiedete perché non ce l'abbiamo nei prossimi episodi e qua sì. Eccoci qua, avevamo appunto lasciato questa dove c'era lui che ci aveva incastrato l'altra volta. E infatti, come potevo sospettare, vediamo. Wow. Ecco, molto meglio. Questo deve essere qualcosa di buono, infatti è una tiara di Mithril, ma siamo pieni. Dicevamo, ecco la tiara di Mithril. La tiara di Mithril restituisce PP. Ah, beh, interessante. E con questo ripasso la parola al mio me stesso del passato. Sono contento però di essere tornato a prendere il Digi mancante. Questo però vuol dire ora che dobbiamo farci tutto il percorso nuovamente fino al deserto.